Tolosa. Sono le 3 di notte quando 300 uomini dei corpi speciali circondano il 17 di via Sergent Vigné, quartiere multietnico di Côte Pavée. Al piano terra, barricato, si nasconde Mohamed Merah, l'uomo che le autorità francesi sono ormai certe sia il massacratore della scuola ebraica di Tolosa. Un insegnante e 3 bambini trucidati a sangue freddo pochi giorni dopo l'omicidio di 3 para della locale caserma di Montauban. La trattativa comincia già nella notte. Nell'isolato viene tagliato il gas. La polizia entra casa per casa nei palazzi circostanti, ordinando ai vicini di non mettere il naso fuori. Si crea un cordone sanitario a 150 metri dall'edificio. 3 ore dopo, alle 6 di mattina, le forze speciali tentano un'irruzione. La polizia ha la peggio. 3 uomini rimangono feriti. Si capisce che Merah è pesantemente armato. Ha a sua disposizione almeno un Kalashnikov ed una mitraglietta Uzi. Anche la macchina è piena di armi e viene fatta esplodere. Sono già le 9 di mattina. Lentamente le forze speciali svuotano l'edificio dove è asserragliato il 24enne Salah Fita, con un passato nelle milizie di Al-Qaeda in Afghanistan. Parte anche una seconda operazione. La polizia fa irruzione a casa di uno dei 2 fratelli del killer di Tolosa, nella macchina del quale viene trovato del materiale esplosivo. Un terzo fratello si consegna spontaneamente alla polizia. Sul luogo viene portata la madre per aiutare le trattative. Merah rivendica i crimini commessi, di aver agito da solo per vendicare i bambini palestinesi e le operazioni dei militari francesi nel mondo. Spiega di avere in programma l'omicidio di altri 2 poliziotti, uno da colpire oggi stesso, e si rammarica solo di non aver ucciso di più. Alle 11.30 smette di parlare con i negoziatori, riprenderà solamente a 1, annunciando di volersi arrendere alle 14.30. Ne nasce una situazione di confusione. La stampa annuncia che il killer si è arreso, ma viene smentita dal ministro dell'interno, Claude Guéant. In mattinata giunge a Tolosa anche il presidente francese Sarkozy. Per commemorare le vittime civili e militari, chiede che Merah venga catturato vivo per essere processato. Il terrorismo, dice, non riuscirà a spaccare la Francia. Nel pomeriggio Merah annuncia nuovamente di volersi arrendere, ma non dà un orario preciso. In serata, dice, mentre sul 17 di via Sergent Vigné torna la notte.